Buongiorno a tutti voi amici, oggi vi proporrò sago koi e corcoriga o shivarjed, una ricetta tipica sarda davvero particolare, precisamente della zona ogliastrina, che da tempo mi incuriosiva tantissimo e che non vedevo l'ora di provare. Ora che è periodo di zucca ne ho voluto subito approfittare e sapete quanto io la ami alla follia. Si tratta di una sorta di schiacciata, focaccia, pane, rosti, farinata senza lievito, realizzata tradizionalmente con zucca e o zucchine e pomodori. Infatti viene definita anche pane di verdure sardo e sempre tradizionalmente cotta nel forno a legna. Come avrete potuto notare ci sono tanti modi per definirla, ma uno solo per gustarla. Ora vi mostro subito come si prepara e vedrete sarà di una semplicità unica. Per prima cosa dovremo pesare 500 g di zucca già pulita e la dovremo grattugiare con i fori larghi di una grattugia. Una volta fatto questo faremo la stessa cosa con la mezza cipolla e con i 3 pomodori rossi maturi. I miei hanno pesato esattamente 230 g. Dovranno avere la buccia sottile ed essere dolci e succosi. Amalgamiamo bene con le mani e schiacciamo leggermente per far fuoriuscire il succo sia della zucca che dei pomodori, proprio così come vi sto mostrando. All'interno della ciotola sminuzziamo 4 foglie di basilico fresco e successivamente aggiungiamo un bel pizzico di sale. Se vi dovesse piacere aggiungete anche un po' di pepe, io ad esempio non lo metto. Condiamo con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e amalgamiamo per bene. Ora dovremo sbriciolare con le mani 100 g di formaggio viscidu, che è un formaggio fresco di latte di capra, tipico sardo, lasciato riposare in salamoia. E proprio per il suo sapore forte e gustoso viene utilizzato spessissimo anche per preparare i culurgione sogliastrini. Se non lo doveste trovare, potrete tranquillamente sostituirlo con la stessa quantità di ricotta salata oppure ad esempio del pecorino. Uniamo 200 g di farina di tipo 0 e impastiamo con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e facilmente lavorabile appunto con le mani. Infatti, una volta che lo trasferirete nella teglia, stenderlo sarà semplicissimo. Vedete? Cerchiamo di dargli una forma di una focaccia, quadrata o rettangolare, ad uno spessore di circa 1 cm. Si vede già da ora il bellissimo colore che ha, proprio tipico della zucca. Eccola qui, la inforneremo a 200 gradi per 30 minuti circa. Se doveste avere il forno a legna uscirà ancora meglio, molto più croccantina e con un sapore ancora più intenso. La mia l'ho voluta lasciare comunque morbida perché a noi a casa piace così, proprio che si scioglie in bocca, e lo potrete notare subito dal taglio quanto è tenera. Si serve così a fette e vi dico che è più buona del pane, per accompagnare i vostri pranzi o le vostre cene. È davvero perfetta, gustosa, sana, leggera e facile da preparare. Se amate la zucca, oltretutto, non potete lasciarvi sfuggire questa ricetta. Ma comunque provatela anche con le zucchine, è fantastica. Spero tanto che il mio pane di zucca sardo vi sia piaciuto, di avervi fatto conoscere una nuova ricetta e secondo me perfetta anche per Halloween. Cosa ne pensate? Vi ricordo che giù in descrizione sotto questo video e quindi nell'info box trovate come sempre tutti gli ingredienti completi e anche tanti consigli utili per voi. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!